Fenomeno culturale peculiare dell'età adrianea e antonina, la seconda sofistica nacque con Dione Crisostomo, la cui eredità fu raccolta dall'allievo Favorino. Alla scuola di quest'ultimo fu studente Erode Attico, che a sua volta ebbe tra i suoi discepoli un altro neosofista, Elio Aristide. Contemporaneo a Massimo di Tiro e Claudio Eliano, due rappresentanti minori, visse Flavio Filostrato, nella cui opera Vite dei Sofisti si trova per la prima volta l'espressione seconda sofistica, assieme alle biografie dei rappresentanti di questa scuola retorica. A parte questi autori, le cui vite, come si è visto, si intrecciarono e legarono nelle varie scuole di retorica tra Roma e la Grecia, sono in parte legati alla neosofistica scrittori di maggiore respiro culturale e letterario, come Plutarco, Apuleio e Luciano. Anche se il termine seconda sofistica appositamente confronta questi autori con i primi sofisti dell'Atene del V secolo, a differenza di Protagora e Gorgia, i neosofisti non erano interessati ai risvolti filosofici della loro arte. Conferenzieri professionisti, esercitati a lungo nelle scuole dei loro maestri, avevano conseguito una virtù della parola il cui obiettivo era quello di suscitare il meravigliato plauso del pubblico riunito. Al centro della loro attività vi era dunque la retorica, intesa come arte di spettacolare intrattenimento e come mezzo di ingente guadagno. Il genere oratorio più praticato fu quello epidittico-celebrativo, ma dato il carattere fittizio delle declamazioni, sganciate dalla vita reale, gli argomenti erano per lo più stravaganti e talora futili. Provenienti dalle province orientali dell'impero, in virtù del loro prestigio e della loro arte, durante i loro innumerevoli spostamenti furono maestri degli imperatori Adriano, Marco Antonio e Lucio Vero, di cui verosimilmente accrebbero l'amore per la lingua e la cultura greca, più idonea di quella romana al cosmopolitismo di cui questi principes furono portavoci.